Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di alimentazione incontrollata e per farlo siamo in collegamento da Napoli con la dottoressa Carmela D'Auria. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a tutti, salve. Dottoressa, tutti quelli che mangiano più del dovuto hanno problemi di binge eating o, come l'abbiamo chiamato prima, appunto alimentazione incontrollata? Ad esempio, se una persona ad una cerimonia oppure durante il pasto domenicale mangia più del dovuto, si può parlare di binge eating anche in questi casi oppure no? Allora, no, assolutamente no. Per poter parlare di binge eating bisogna soddisfare determinati criteri e appunto quando ci si trova in compagnia, quando si è insieme ad altre persone, si sta festeggiando, in quel caso non parliamo di binge eating. Perché la persona affetta da binge eating disorder, quindi appunto da questa alimentazione incontrollata, tendenzialmente in cosa consiste? Assume grosse quantità di cibo e tende a consumarle in un lasso di tempo molto ma molto breve. Le persone tendono quindi a mangiare di nascosto perché intanto c'è il senso di vergogna, il senso di inappropriatezza al proprio corpo e quindi anche al cibo. Ci si sente in difficoltà e generalmente insieme ad altre persone non si sta bene. Quindi quando siamo ad una cerimonia, ad una festa, quando si sta proprio godendo della compagnia delle persone e di conseguenza anche del cibo, in quel caso non parliamo di binge eating disorder. Un altro indicatore che ci deve far capire che non si tratta di un disturbo del comportamento alimentare è il fatto che subito dopo aver mangiato, anche quando si mangia più del dovuto, non c'è il senso di colpa, non ci si sente in colpa per aver mangiato di più. Semplicemente ci si sente appagati perché appunto, come dicevo poc'anzi, si è goduto sia della compagnia delle persone che del cibo in sé per sé. Dottoressa, come si fa a capire quando il cibo è in realtà un bisogno emotivo e non è realmente fame? Allora, iniziamo col dire che dobbiamo sempre capire quando parliamo di fame e quando invece parliamo di fame emotiva. Quando noi parliamo di fame, quella fisiologica, quella reale, ci sono anche in questo caso degli indicatori per poterla delineare, per poterla individuare. Innanzitutto quando c'è una fame reale, c'è il famigerato brontolio allo stomaco. Io dico sempre alle mie pazienti, quello è il primo indicatore, quando brontola lo stomaco. Ancora di più, quando sono trascorse tante ore dall'ultimo pasto che si è consumato, sono a digiuno da 5 ore, è normale in questo caso che io abbia fame, quella è una fame reale. Allora, qui ci sono quindi dei cali, si presentano dei cali di attenzione, concentrazione, la fame inizia a insorgere un po' alla volta, quindi il senso di fame lo si percepisce in modo tale che questo tenda a crescere, non arriva all'improvviso. E cosa ancora più importante è il fatto che per poter soddisfare, per poter mettere a tacere il nostro senso di fame può andare bene un qualsiasi cibo e non richiediamo un cibo in particolare. Quando invece parliamo di fame emotiva, in quel caso la prima cosa noi ricerchiamo determinati cibi che siano principalmente cibi ricchi di zuccheri o di grassi. Questo perché? Per il semplice fatto che tendono ad innalzare quello che è il livello di endorfine. In questo caso c'è un senso di gratificazione maggiore, anche se però è molto ma molto limitato. Successivamente questo impulso di fame arriva all'improvviso, esplode e quindi risulta essere incontenibile. La persona quindi tendenzialmente sarà portata a mangiare più del dovuto. Ancora, un indicatore che ci fa presagire che si tratta di fame emotiva e non fame fisiologica reale è il fatto che la persona generalmente è annoiata, stressata o magari sta facendo un qualcosa che non gli piace. Quindi se già andiamo ad interrogarci, quando mi è venuto questo improvviso senso di fame, che però non è determinato da nulla perché avevo mangiato magari un'ora prima,
cosa stavo facendo? Soprattutto mi stavo annoiando, ero arrabbiata, ero stressata, cosa stavo facendo? Seconda domandina da porci è: qualsiasi cibo può mettere a tacere il mio senso di fame? La risposta nella stragrande maggioranza dei casi sarà no, perché i cibi che andremo a ricercare sono dei cibi molto specifici, quindi ricchi di zuccheri, grassi, cioccolato e quant'altro. Come quelli che abbiamo visto nell'immagine prima, che fra l'altro sembravano buonissimi. Dottoressa, è vero che le persone affette da binge eating disorder non per forza, non necessariamente sono persone obese? Allora, no. In questo caso mi sento di dissentire. Tutte le persone affette da alimentazione incontrollata, da iperfagia compulsiva, quindi, tendenzialmente sono tutte obese. Perché? Perché una caratteristica del binge eating disorder è appunto il fatto che le persone tendono ad assumere grosse quantità di cibo in un lasso di tempo molto limitato, molto breve, senza condotte compensatorie, che va a differenziarsi appunto da quella che può essere la bulimia nervosa. Cosa significa? Che le persone tendono ad ingerire cibo. Se nella bulimia nervosa però ci sono queste condotte compensatorie che quindi permettono alla persona, attraverso il vomito autoindotto, attraverso pratiche sportive molto ma molto intense o all'utilizzo di lassativi, in quel caso il peso corporeo viene tenuto sempre sotto controllo e quindi in media la persona tenderà ad oscillare di qualche chilo. In questo caso invece l'aumento di peso è praticamente indispensabile, perché non ci sono condotte compensatorie e quindi non si determinerà una diminuzione del peso corporeo. Appunto per questo tutte le persone affette da BED, che sarebbe la sigla di l'acronimo di Binge Eating Disorder, tendenzialmente sono obese, in sovrappeso ma tendenzialmente obese. Quindi, dottoressa, in che modo, come si può intervenire per ridurre queste abbuffate alimentari? Allora, la prima cosa da fare per ridurre le abbuffate alimentari è avere la piena consapevolezza del fatto che si ha un problema. Ci si può affidare quindi a professionisti. Il mio consiglio è quello di affidarsi sempre ad un'equipe interdisciplinare. A differenza dell'equipe multidisciplinare, mi sento di dire. Perché? Perché magari nell'equipe multidisciplinare ognuno fa il proprio pezzetto, lo psicologo il suo, il nutrizionista, l'esperto dello sport, del movimento. In un'equipe interdisciplinare invece c'è un lavoro di sinergia, tutti collaborano e si intersecano tra di loro per far sì che il benessere della persona venga esaltato. Quindi la prima cosa è capire che si ha un problema, rivolgersi ad un professionista e iniziare anche da piccole piccolissime cose, quindi magari anche a cercare di a casa, magari cercare di consumare i pasti principali in presenza di altre persone, cercare di ritrovare quello che può essere il benessere con quello che si sta facendo. Quando ci si sente annoiati, magari la prima cosa da fare è capire in che modo posso bypassare questa problematica, questa difficoltà, anziché ricorrere solo ed esclusivamente al cibo, creare anche delle strategie alternative, che poi è quello che anche faccio all'interno dei miei percorsi psiconutrizionali con le mie pazienti. Infatti le immagini dei dolci che vedevamo prima sono proprio delle immagini di dolci che mi sono immagini che mi sono state inviate dalle mie pazienti. Perché? Perché noi andiamo a lavorare anche su quello. Queste sono colazioni, spuntini molto semplici, però la persona tenderà poi a ricrearle in che modo? Ascoltandosi, ascoltando quelli che sono i propri bisogni, i propri desideri, di cosa ho voglia. Bisogna chiedersi anche e soprattutto di cosa ho voglia e poi combinare, mixare i vari ingredienti affinché la persona possa gratificarsi. Ovviamente ci si gratifica anche e soprattutto, mi verrebbe da dire, con la vista. Perché io faccio sempre lo stesso esempio ai miei pazienti: entreresti mai in una pasticceria che non ti fa venire l'acquolina in bocca? No,
E allora rendiamo questo cibo appetitoso anche e soprattutto con gli occhi, prima che col gusto, perché è prima l'occhio che vuole quel senso di appetibilità, che ci dà comunque la spinta per poi mangiarlo. Quindi questi sono dei piccoli indicatori da poter mettere in atto. Dottoressa, ci può dare qualche consiglio, una piccola strategia da poter mettere in atto nel quotidiano? Allora, come piccola strategia mi sento di consigliare innanzitutto cerchiamo di mangiare in modo consapevole, quindi ascoltandoci, come dicevo appunto, in che modo ci si ascolta. Io faccio, con le mie pazienti faccio sempre lo stesso esempio, al mattino, quando ci si alza, quando ci si sveglia, fermiamoci un attimo, concediamoci 5 minuti tutti per noi, in cui ascoltiamo. È vero, la vita di tutti i giorni è frenetica, però 5 minuti ce li possiamo concedere. Ascoltiamoci e cerchiamo di capire, quel giorno io di cosa ho voglia? Ho voglia di una tazza di latte piuttosto che di uno yogurt, perché a volte, essendo presi dalla vita frenetica, tendiamo anche ad effettuare delle alimentazioni molto schematiche. Ogni giorno ho già un qualcosa, so già cosa devo mangiare, però intanto non mi ascolto e capita anche quindi di mangiare cose di cui io magari non ho voglia, non mi sono gratificata e non gratificandomi dopo andrò a ricorrere ad un qualcosa magari che poi tenderà a far fallire quello che è il mio percorso nutrizionale o comunque di dietoterapia e quant'altro. Quindi ascoltiamoci, apparecchiamo sempre, cerchiamo di non mangiare all'impiedi, perché questa è una cosa molto importante, perché il cervello non percepisce come un pasto completo quello spizzicare all'impiedi, il mangiare all'impiedi. Quindi concediamoci sempre un pasto tranquillo in cui ci sediamo, apparecchiamo. E poi, come dicevo, come anche insegno alle mie pazienti, il piatto deve essere bello da vedere, quindi cerchiamo anche di ricreamento bello. Quindi l'importante è anche apparecchiare, concederci quei pochi minuti, che ne bastano talvolta anche 5, però per metterci in contatto con noi stessi, per capire ciò di cui abbiamo voglia, ciò di cui abbiamo bisogno quel giorno. Apparecchiamo, vediamo se la pietanza che abbiamo di fronte ci piace, ci gratifica dal punto di vista proprio estetico, e se non ci piace magari la aggiustiamo un po'. Poi annusiamolo questo cibo, non mangiamo velocemente come siamo purtroppo abituati negli ultimi anni, annusiamolo, l'odore è di nostro gradimento e soprattutto cosa ci riporta alla mente, quale ricordo, questo sapore, questo odore che sento, dove mi porta indietro. Molte volte attraverso i miei percorsi psiconutrizionali con le mie pazienti andiamo proprio a riscoprire dei profumi, degli odori, degli aspetti anche del cibo che riportano le mie pazienti indietro nel tempo, magari in una fase adolescenziale o infantile, e solo successivamente portare il cibo alla bocca, gustarlo boccone dopo boccone, facendo anche una sorta di selezione dal primo all'ultimo boccone. E il cibo, quanto mi ha gratificato, quanto mi... Perché questo? Perché molto spesso, arrivato a una certa, quando si è consumato una certa quantità della pietanza che si sta per consumare, questo inizia a cambiare sapore, il che significa che non ci gratifica più. In quel caso possiamo tranquillamente fermarci e non consumare più il cibo, anche perché è molto importante, è un'altra piccola strategia, un'altra piccola chicca da mettere in atto, è imparare a riconoscere quello che è il senso di sazietà dal senso di pienezza. Noi siamo abituati purtroppo a mangiare cercando di terminare sempre quello che abbiamo nel piatto, quindi non fermandoci al senso di sazietà, arriviamo sempre al senso di pienezza. Come lo facciamo a riconoscere? Siamo sazi quando possiamo dire c'è ancora spazio nel mio stomaco, ma preferisco fermarmi perché mi sono nutrita e mi sono gratificata con quello che ho mangiato. Il senso di pienezza invece lo si raggiunge quando si tende a terminare tutto quello che si ha nel piatto e mangiarne anche di più, e quindi in quel caso c'è un calo dell'attenzione, ci si sente appesantiti e soprattutto insorge il senso di colpa e il senso di inadeguatezza, perché ci si sente particolarmente pieni.
Benissimo, dottoressa, la ringrazio molto. Lei oggi ci ha dato dei consigli veramente importanti. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.